So, my dear friends, he can't shoot, he can't dribble, he can't play defense. He's not ready for the NBA. He's not ready for the NBA. This is my quote. You have to believe in it and think, who is guarding him? Damian Lillard? Steph Curry? John Wall? Russell Westbrook? They are all way, way better than him. He had to go to Europe or China to play for, I don't know, some shit from Europe. He's not ready. He's soft. He's not tough. He can't shoot. He can dribble. And probably he will struggle a lot in the NBA. I ask all the teams in the NBA to pass on him in the draft. All have to pass him. And maybe in the second round he will be selected. But in the first round there is no space for him. No place for Giovanni Musić in the NBA. And he will be probably the Matthew Dellavedova 2.0. I got options. I can pass that bitch like Stockton. Ebbene sì, ragazzi, siamo arrivati anche qui. E non è la prima volta che lo dico, lo so, ma la nostra avventura è stata speciale a dir poco. Siamo arrivati anche alla Draft Combine. Dopo un buon anno al college, dopo una buona figura alla Drew League, dopo buoni provini, diciamo così, con gli scout e davanti agli scout e le varie partite, ci siamo. Olè, e si parte. Qui la tensione è alta. Io ricordo sempre che, come dire, non dico che non dovremmo essere qui, perché no, non è vero, però non abbiamo niente da perdere, cioè nel senso, avete visto da dove è cominciata la nostra storia, avete visto dove siamo arrivati adesso, stiamo giocando con Amen Thompson, non so perché ho il 20, ma insomma non penso sia un problema, non vedo nessuno con i suoi numeri reali, cerchiamo di fare bella figura. Non abbiamo possibilità di essere scelti ovviamente davanti a Wembanyama e davanti a Scoot Henderson e davanti a quei primi 5 o 6 che conosciamo anche grazie alle reaction, ai rebuilding, mannaggia a voi il rimbalzo, ma possiamo posizionarci lì magari poco fuori dalla lottery, che ne so, una roba del genere, e da lì provare a costruirci la nostra carriera. E mal che vada, poi nessuno vieta che se va male ce ne torniamo in Europa dove siamo partiti e intanto beccati qua. Olè. Chi è questo? Non so chi sia. Vabbè, mi informerò anche sui miei compagni di squadra, ma insomma di qui chi se ne frega. Cioè, stiamo qui per far vedere il nostro gioco, non il gioco dei compagni di squadra. Poi il nostro gioco sta anche nel migliorare quello dei nostri compagni di squadra. Però insomma avete capito. Torniamo in campo dopo un po' di pausa. Calmati, calmati. Dove stai andando, amico mio? Oh, calma. Allora, vediamo un po'. Olè. Tac, primo canestrino della nostra... Stavo per dire Summer League, ma no, quella arriva dopo. Se arriva, spero di sì. Dai, a questo punto, scelti al draft, spero di sì. Ecco, difesa su Amen Thompson, la vedo tosta. Ma insomma, primo canestro della nostra... Oddio, non mi viene il nome, aiuto, e mi sono perso. Coso. Godo, dammi qua. Bello, bella palla questa. Battilo lì in penetrazione. Sì. Bello. Ok. Realizzativamente parlando, non proprio un partitone, però insomma stiamo comunque passando bene la palla, che ricordo sarebbe sempre il nostro compito principale. Vai, sì, beh, madonna mia, quanto ci ha messo per tirare. Vabbè, rilascio perfetto, va bene così. 9-0 di parziale, olè, arriviamo. Oh sì, bravo a non festeggiare, non c'è niente da festeggiare, una partita così No, cattiva no, per l'amor di Dio. Però insomma, ecco. E figurati se segno tiro libero supplementare. Mannaggia a me, 27 pari però. Vediamo anche di vincere, che comunque è importante. Bella. Certo che bel aiuto anche qui, comunque, mannaggia a voi. Pull up jumper. That shot off.
No, ho esagerato. Ho esagerato, non è la Dream League questa, ho esagerato. Colpa mia, ragazzi. Se perdo 5 scelte al draft per questa boiata, me la collo e sto pure zitto. Sì, andiamo. Sì, andiamo. Bravi. Porca troia, ragazzi, però anche voi, eh. E direi finalmente. Olè, primo vantaggio di stasera. Sì, può essere effettivamente. 30-29, quarto assist per il quarto punto. Olè. Ti prego! Il primo rimbalzo in attacco della mia vita. No, mamma mia. Cioè, in 9 episodi è il primo rimbalzo in attacco che prendo. Porca boia. Vedi che gli allenamenti col coach from Seattle servono. Guarda che robetta lì. Poi ovviamente scalpellato l'assist. No, vabbè, sono abituato ormai. Nulla. Che cioccolatino però subito dopo. E o mandiamo. Fine primo tempo, ci siamo. Sili, così altro assist. Bene. 11-2 parziale di nuovo, più 3. 11-2, mi sembra strano. Ci hanno panchinato per un pezzo nel quarto-quarto, ma sereni. Adesso la decidiamo e proviamo a vincerla assieme. Intanto dobbiamo cercare di marcare Nick Smith. Sì. Guarda, se vuoi me ne occupo io. Eccolo lì. Eccolo là con l'end one. Bello lì, andiamo. Amen Thompson, eccoci qua. Magari veniamo draftati assieme pure dopo questa bella combo nella draft combine. Chi lo sa, può essere. Quarto, quando conta. Let's fucking go. Andiamo, più 8. Mamma mia, la sta incazzarando. Mia, recupero decisivo pure in difesa. Fai la pazzia con la virata e la schiacciata. La virata e la schiacciata. E chiede calma. E chiede calma alla faccia della brutta partita del primo tempo. Alla faccia della brutta partita del primo tempo. No, anche la difesa sul tiro da tre. Andiamo, dammi qua che parto. Andiamo qua che parto. La prova è... Questo ho fatto la cazza qui un po' troppo. Però abbiamo vinto, dai, con quelle due giocate che ho fatto. Godo. La prima partita è andata bene? Molto bene, direte voi. Ci avete ragione. Lasciate un bel mi piace per la super partita e le super difese pure. Tiè. La seconda, però, affrontiamo Scoot Henderson. Ovviamente, come in realtà Wembanyama non si è presentato, ma non perché ha paura o si è rotto per qualcosa, ma perché non ha nulla da perdere, ha tutto da perdere, nulla da guadagnare nella draft combine. Non è ovviamente questo il nostro caso, neanche quello di Scoot Henderson, a quanto pare. Adesso avremo un matchup uno contro uno contro la, penso, assoluta seconda o mai che vada terza scelta di questo draft. E vediamo un po' cosa possiamo fare. Sono molto 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 soddisfatto del finale di partita di questa prima partita di draft combine. Qui si gioca in back to back praticamente, perché sono partite brevi come vedete, ma una di fila all'altra, con non tutto questo spettacolo, cioè di pubblico intendo dire, però tanti scout e quant'altro a vedere le partite sicuramente. Non esageriamo, calma. Chiamiamo subito un pick and roll, dai, va bene. Sì, a gioco rotto, così. Aspetta, vediamo se si stacca la guardia. Zack! E zacchete! Lì andiamo. La madonna! Abbiamo battuto il lungo in uno contro uno, giustamente. Diamo già indicazioni, mi piace. Adesso vediamo di non fare un 0% ai liberi come la partita prima. Cortesemente, ecco, ok. Primo punto personale. Questa volta, eccoci qua. Questa volta siamo partiti forte come squadra. Vediamo anche di finire forte, però. Aia. Oddio, dai. Vedi che comunque ogni tanto qualcuno lo teniamo anche noi. Poi Scoot Henderson, non Steph Curry, però insomma. Ecco, sì, mi dai sta palla che sono il playmaker cortesemente. Al massimo passa la Ozar Thompson che si prende la tripla. Va bene lo stesso, era un buon tiro. No, dai. Rosso hai fatto il rilascio, mannaggia a te.
E vabbè, ci sta, bravo lui. Prendiamo un ultimo tiro pazzo che magari mi regali un assist assurdo. No, va bene. Comunque non un cattivo primo quarto, dai. Vediamo di fare qualcosa in più in questo ultimo quarto, anche se la partita è stata, devo dire, poco interessante, perché siamo andati subito sopra di 10, quindi vabbè. Ripeto, non crisuato della partita, cambi qualcosa. Ecco, magari, vabbè, almeno non ho fatto fallo io, però che gran cagata. Ci ho sperato di fare il recupero di prima. Vediamo di cercare di mettere a menda questo errore e di alzare un po' il tiro in questo quarto quarto. Fammelo rivedere. No, io voglio... non si vede tanto il passaggio, però... Tecchete dietro la testa, lì. Non ho intenzione di commentare ormai su questi alley-oop che tiriamo, cioè... Sarebbe bello anche ogni tanto essere io dall'altra parte della schiacciata, ma mi rendo conto di non essere in grado e apprezzo il fatto di poter far fare la giocata dei highlights agli altri. Amen Thompson, se vieni scelto davanti a qualcun altro, prego. Oddio, sono partito. Sono pazzo. No, è venuto in avanti hesitation, bellissima. Grande lettura questa. Volevo tirare da tre, stavo per premere il tastino. È uno sei dal campo, lo so, non il massimo. Però poi, zac, hesitation sul lungo e si va a schiacciare addirittura. Olè. Sì, vabbè, però, ma mai una gioia, però, minchia. Guarda, non voglio sapere di questo tiro sul più 16. Chi se ne frega, almeno finalmente ho fatto un verde in questa seconda partita. Però non l'abbiamo giocata male, abbiamo vinto di 20. Insomma, dai, potrei anche essere contento di com'è andata questa draft combine, tutto sommato. La nostra figura alla draft combine l'abbiamo fatta, come avete visto. Le parole di quel supposto analista le avete viste e sentite. Sta a noi riunirci e andare contro tutti gli hater e tutte le cose. Ci siamo ufficialmente dichiarati per il draft NBA 2023. Incrociamo le dita, speriamo ci scelgano e soprattutto speriamo ci scelgano nella squadra che riuscirà a sfruttare al meglio le nostre capacità e abilità. Noi ce la metteremo tutta.